Aumenta l'impegno per favorire l'informazione e l'accesso ai servizi sanitari per le persone con disabilità visive. Nasce così un centro per i servizi, frutto di un accordo fra Regione Toscana e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Al centro della collaborazione, specie in un momento particolare come questo, ci sono i servizi sanitari e sociosanitari. Già da tempo, invece, sono in essere altre attività formative. Con l'Unione Italiana Ciechi abbiamo un rapporto costante per quanto riguarda il sociale Scuola Cani Guida. Siamo una delle uniche regioni in Italia che costruisce vera e propria alleva i cani guida e li fornisce prioritariamente chiaramente ai nostri cittadini toscani, ma anche per tutta Italia, ed è l'unica scuola cani guida di tipo pubblico. E naturalmente affianco a questo lo straordinario lavoro della nostra stamperia Braille, per la quale produciamo testi per bambini ipovedenti e ciechi, per tutte le scuole dell'obbligo, per tutta la Toscana. Il lockdown ha aumentato le difficoltà delle persone colpite da disabilità visive, in particolare per quelle in età avanzata senza troppa dimestichezza con la tecnologia. Anche per questo si è reso necessario un accordo per migliorare la formazione. Erano diverso tempo che volevamo fare un accordo, diciamo, di questo genere, con tutte le attività che noi andiamo a svolgere, quali possono essere la formazione professionale, la riabilitazione, il supporto al personale per la realizzazione di progetti. Quindi erano tutte cose che venivano fatte normalmente dalla nostra associazione, ma non strutturate in un protocollo unico.